Il numero uno è proprio il numero suo e guardate chi abbiamo. Nicola Montalbini. Per tutti i quaddisti è un mito e io sono qui finalmente ad intervistarlo. Nicola, il tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro. Parti così e io poi ti faccio le domande. Diciamo che io ho iniziato quando ero piccolino con le moto da cross, ho corso diversi anni con le moto da cross, ho corso fino al 2000 facendo gli ultimi 5 anni campionati europei. Poi nel 2000 ho smesso di correre e mi sono dedicato ad insegnare ai ragazzi più piccoli, quindi mini cross. L'ho fatto per 5-6 anni, che facendo poi tra l'altro un team, e tra l'altro tuttora qualche ragazzo lo segue mini cross. E poi dal 2007 abbiamo iniziato con il quad, abbiamo iniziato questa avventura con mio padre, che è stato lui a indirizzarmi su questa disciplina. È nato all'inizio come una provocazione, perché praticamente era nata una sfida interna tra di noi, dicendo: io non ero mai salito sul quad, lui era già qualche anno che correva e mi ha detto: guarda, tu non riesci a stare davanti a me. Allora, come sfida personale, abbiamo detto: va bene, io provo a fare un tempo, se tu vai più forte di me tanto di cappello. Facendo il tempo sono riuscito a stargli davanti e questo mi ha dato l'input di dire: cavolo, mi sono divertito, quindi perché no, proviamo ad andare a divertirsi con il quad. Allora, dici una cosa, nell'italiano come sei? Sono primo. Poi europeo? Europeo abbiamo finito proprio domenica scorsa in Germania. Bravo. E sono finito terzo in campionato. Terzo. Purtroppo ci sono stati dei piccoli problemi che ci hanno un po' compromesso la stagione, perché potevamo lottarcela fino all'ultima gara, da come è andato il campionato. Sì, sì. Comunque il terzo posto è un ottimo risultato, anche perché comunque è il risultato migliore che un italiano abbia mai fatto. E quindi è per me molto orgoglio questa cosa. E in più è motivazione di andare avanti e perché no migliorarsi. Ascolta, ti facciamo una domanda un po' particolare che tipo ti interessa ma da distante. La QX5 che debutta oggi, cosa ne pensi? Una categoria nuova? Secondo me è importantissimo, è bellissima come categoria, perché comunque indirizza piloti che non hanno fatto mai cross a provare a fare questo tipo di tipologia di gare, che secondo me è bellissimo comunque lo sport di quad cross. Chiaramente la cosa bella è che chiaramente tutti quanti sono poco esperti e quindi di conseguenza riescono comunque ad essere competitivi tutti quanti. Poi oggi è la prima esperienza, saremo a vedere i risultati, no? Perfetto, Nicola, sappiamo che tra un po' dovrai scendere in pista. Come ti sei classificato? Come sempre, è bello parlare con Nicola perché anche a non saperlo c'è sempre l'uno davanti, perciò è facilissimo. E ora facciamo una richiesta particolare a Nicola per le fan. Ti devi levare gli occhiali perché ci hanno detto che c'hai gli occhi azzurri, perciò guardate, donne, ecco qui Nicola. Un saluto e ti ringraziamo per la tua disponibilità, gentile come sempre. Ciao Nicola. Grazie a voi. Ciao.